cerimonia molto bella, una commemorazione si è tenuta qualche giorno fa all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, con una grande partecipazione di persone, di amiche e amici di Adriana Tocco, illustri personalità, insegnanti, persone che hanno conosciuto Adriana nel corso della sua vita. Ci tenevamo molto però a commemorarla anche qui in Consiglio Comunale, perché Adriana lascia un vuoto nella lotta per i diritti alla scuola pubblica, innanzitutto per come l'abbiamo conosciuta e per i diritti dei più deboli negli ultimi anni, come garante dei detenuti. È una perdita, ma il suo insegnamento, la sua umanità, la sua ironia e la sua sensibilità ci accompagneranno nelle nostre lotte che ovviamente anche in suo nome faremo, perché questa è una città che ha sposato la lotta per i diritti. Adriana io la ricordo da ragazzo perché insegnava al liceo Panzini, non è stata la mia insegnante, però la ricordo per come la può ricordare un ragazzo che va a scuola. Poi ho avuto la fortuna di essere stato invitato da magistrato a una bellissima assemblea del CIDI di Napoli, associazione del quale faceva parte di insegnanti per la democrazia nella scuola, all'epoca da magistrato, e capì subito il carisma di Adriana, come era ben voluta, e quanta competenza e passione metteva sui temi della Costituzione. Anche all'epoca non c'era il referendum, ma si parlava di una pesante riforma della Costituzione con prospettive referendarie, e quindi anche la scuola all'epoca, come qualche mese fa, è stata al centro del dibattito politico. Poi l'ho conosciuta da magistrato quando, insieme ad altri colleghi all'epoca presso gli uffici giudiziari di Napoli, mettevamo insieme iniziative per discutere di magistratura e società, di magistratura e conflitti sociali, di come la magistratura dovesse interpretare le dinamiche sociali, e Adriana ce la trovavamo sempre vicino, innanzitutto perché condivideva in modo critico sempre, ma in modo uniforme a prescindere, lo spirito che ci animava, e poi per la straordinaria amicizia, come ho ricordato l'altra volta, l'affetto profondo che mi ha legato e ci ha legato a tanti di noi magistrati, alla figlia Daniela che se n'è andata circa 10 anni fa prematuramente. E quindi Adriana, con l'affetto e la profondità della madre, ma in modo mai invasivo, accompagnava quegli anni anche con molte preoccupazioni, perché Daniela, che voleva fare il notaio, poi il magistrato civile, si appassionò del pubblico ministero, e ricordo la madre come era preoccupata di questa scelta della figlia. Come ho detto l'altro giorno all'istituto, Adriana già non era giovane quando perse Daniela, e io pensavo che potesse avere una di quelle mazzate che ti fanno finire anche se sopravvivi. Io so il dolore che aveva, però le ha tramutato il dolore ancora una volta in energia per la nostra città e i nostri territori, per la regione Campania, perché era garante non della città ma della regione Campania. E questa è stata una cosa molto bella che mi ha fatto pensare questa donna quanto amasse la vita e come ha saputo trasformare il dolore più immenso che può avere una madre in energia di vita. E in questi anni l'ho vista sempre pungolarci per fare sempre di più nei confronti dei più deboli, sempre per le detenute di Pozzuoli, per i detenuti di Nisida, di Poggioreale, di Secondigliano. Da ultimo l'ho incontrata a luglio nel mio ufficio a Palazzo San Giacomo, perché aveva un sacco di idee da realizzare insieme da settembre. La morte l'ha accolta nel posto, in uno dei posti che lei amava, come i familiari sanno, più di ogni altro, che era Stromboli. Quindi se n'è andata, da questo punto di vista, tra il mare e il cielo, in uno dei posti naturalisticamente più belli del nostro mar Mediterraneo. Peccato che non siamo riusciti a fare altre cose insieme, però Adriana ci lascia soprattutto l'insegnamento della critica con rispetto, e a me personalmente da sempre, da quando facevo il magistrato, e voglio concludere con questo ricordo personale, ma soprattutto quando facevo il sindaco, mi invitava sempre alla moderazione. Però lo faceva con un sorriso che chi la conosce sa, che in realtà certe volte mi appariva, ma questa è una mia interpretazione soggettiva, quasi una condivisione, che però faceva confliggere la passione col raziocinio. Cioè la passione l'accompagnava a una vicinanza, il raziocinio invece a un consiglio di una persona saggia e matura.
Credo che Napoli la debba ricordare nel miglior modo possibile, ma da quello che ho visto all'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, uno dei luoghi principali della cultura della nostra città, non ho dubbi che la città nelle sue diversità la sappia ricordare come meglio bisogna fare per una donna così carica di competenza, di umanità, di sensibilità e di amore per la vita. Ed è per questo che il Consiglio Comunale gli dà oggi questo tributo formale alla figlia Donatella, al professor Pino, a tutti i familiari, a tutti gli amici, al nipote a cui era legatissimo Sabatino, che probabilmente gli ha dato tanta forza in questi anni così difficili. Grazie. La Presidenza, interpretando sicuramente il sentimento del Consiglio, si associa alle belle parole del Sindaco e vi chiede un minuto di silenzio.